Allora, il titolo è Caccia aperta alle femmine, ve lo dico subito, non si riferisce alla mia condizione normale di questi ultimi tempi di scapolo alla ricerca di una fidanzata, non dico compagna che è un termine che non mi piace tanto, mi riferisco invece alla caccia, a una vera e propria caccia alla femmina che è in questi giorni da parte di una parte di candidati alle elezioni regionali, soprattutto della provincia di Venezia. E cioè, praticamente, voi sapete, per chi non è un addetto ai lavori, che dalle ultime elezioni è possibile votare l'uomo e la donna. Cioè, lo stesso partito, uno per esempio vota il partito Pinco Pallino, in lista c'è Giovanni e Giovanna. Quindi si può fare la doppia preferenza. Allora, il trucchetto che si sono escogitati questi geni che vorrebbero venire a Chioggia a razziare il voto locale, è di trovare delle candidate che prestano la faccia e dicono: guarda, noi ti diamo una mano, ti diamo il voto di qua, no, candidato di Venezia, ti diamo il voto da questa parte, tu ci dai il voto da questa e così ti facciamo eleggere. Qualche purtroppo ingenua e ci casca e quindi crede che questi qua da Venezia gli diano le preferenze. In realtà cosa stanno facendo questi? Trovano l'utile idiota su Chioggia, l'utile idiota su Portogruaro, l'utile idiota su Mestre in pratica. E fanno sto giochetto, si fanno i mucchietti per poi pensare di essere eletti. Allora, vi ricordo che assolutamente per quanto riguarda queste elezioni regionali, e mi rivolgo soprattutto a quelli che non hanno intenzione di andare a votare e a quelli che sono indecisi, decidete un candidato locale e attenzione a chi vi propone candidati da fuori che votano, vi diranno perché quelli di prima non hanno fatto niente, perché Chioggia non hanno fatto niente, non facevano niente, non facevano niente, tutte fesserie, non è vero niente, infatti è proprio l'esatto contrario. Non avere candidati locali significa stare alla mercé del nord della provincia di Venezia. Vi ricordo che la provincia di Venezia è di 700.000 abitanti, tra Chioggia, Cona e Cavarsere non siamo 100.000. Noi a Chioggia abbiamo tutte le possibilità di eleggere più candidati locali. Per locali intendo persone che vivono, lavorano, hanno un'attività, hanno avuto esperienze amministrative all'interno della nostra città e non candidati che magari vengono usati appunto con questo sistema. Tanto, ma torneremo più avanti su questa vicenda. Più avanti torneremo anche con altri particolari, soprattutto di chi propone candidati. Diciamo non strani, per propri interessi, perché questa è la realtà. Quindi invito soprattutto i cittadini a guardare bene con attenzione alcune proposte di candidate che vengono fuori adesso all'ultimo momento, che la loro funzione è quella semplicemente da utile idiota. Chiedo scusa per la parola femmina, so che giorni fa l'amico Giuseppe Palo ha avuto un disastro per quelle foto, diciamo, a radicchio. A me piace usare più la parola femmina, probabilmente perché in questo momento così della mia vita mi rivolgo alle donne, forse con un occhio un po' così, un po' mascolino, mettiamola così. Ok? Grazie e a presto su questo tema, che è un tema molto importante, che ci torneremo presto con altri argomenti forti.